Benvenuti su questo canale, dedicato a chi vuole restare informato su temi cruciali come giornalismo, attualità, politica e malaffare. Il nostro obiettivo è creare uno spazio di dibattito civile, dove commentiamo e reagiamo agli eventi più rilevanti del momento. Prima di iniziare ad ascoltare la puntata di oggi, ricordati di condividere e mettere like per non perderti le prossime puntate e aiutarci a crescere. Oggi commentiamo un intervento di Marco Travaglio. Sta andando in onda uno spettacolo surreale, devo dire dadaista. C'è una maggioranza che ha fatto una legge 2 anni fa e che da 2 anni sta cercando di rimediare ai disastri che quella legge che essa stessa ha fatto creerebbe. L'opposizione, invece di dire ritirate questa porcheria perché fa danni, tant'è che ve ne siete accorti e state cercando di rimediare, presenta emendamenti perché la porcheria sia un po' meno porca di quello che è stata pensata all'inizio. E il capo dello Stato chiede una legge più accettabile. Allora uno dovrebbe domandarsi e dire, ma perché la fanno questa legge? Perché la vogliono fare? Bisognerebbe uscire dalle ipocrisie, no? E dire, la fanno per difendere la privacy dei cittadini? No, perché? Perché la privacy dei cittadini è già difesa dalla legge sulla privacy, che già punisce ogni violazione della privacy, col carcere. La fanno per difendere il segreto delle indagini? No, perché? Perché è già vietato dal codice penale violare il segreto delle indagini. Chi lo viola finisce dentro, se lo prendono. Ma questo vale anche per le rapine, eh? È vietato fare le rapine, se uno le fa finisce dentro, se lo prendono. Dice, ma le fanno ancora, anche se è vietato. Sì, puoi fare un'altra legge che vieta di nuovo le rapine, perché è già vietato fare le rapine, devi prendere quelli che fanno le rapine. Non è che ogni volta fanno una rapina e dici, la legge non funziona, facciamo un'altra per vietare le rapine. Basta una, poi bisogna prendere i rapinatori. La fanno per tutelare la reputazione e l'onorabilità delle persone diffamate? No, perché? Perché è già reato la diffamazione e la calunnia. Dice, ma calunniano lo stesso. Benissimo, prendiamo i calunniatori, ma è già reato. Ai tempi del codice Zanardelli, peraltro, non è che è una novità. Il reato di diffamazione e di calunnia. E allora perché la fanno? La fanno per impedire ai magistrati di scoprire criminali e per impedire ai giornalisti di fare i nomi dei criminali. Per questo la fanno, non c'è un altro motivo. Qual è il problema? Il problema è sempre la Costituzione. Si sono accorti che non possono fare una legge che impedisca di scoprire soltanto i criminali che piacciono a loro e ai giornali di fare i nomi dei criminali che piacciono a loro. Se si impedisce di scoprire i criminali, si impedisce di scoprire i criminali, punto. Quelli che ti piacciono e quelli che non ti piacciono. Il problema è che al governo non dovrebbe esserci nessuno a cui piacciono i criminali. E non ci dovrebbe essere nessuno che è criminale. Nel tuo caso, una legge di criminali viene in mente. Se ti mandano al governo i criminali e gli amici dei criminali, può capitare che gli venga in mente una legge del genere. Dopodiché dicono, oddio, con la legge che stiamo facendo non si potrà scrivere nemmeno dei criminali comuni e non si potranno nemmeno acchiappare i criminali comuni. E che fine fa la nostra promessa di più sicurezza agli elettori in base alla quale siamo stati eletti? Appena lo capiscono, i nostri elettori sono molto lenti di riflessi. Sono 15 anni che si bevono le baggianate più incredibili, ma prima o poi ci sgamano e ci vengono a prendere. Questo è il loro fenomeno. Accresciuto dal fatto che questa legge sta coalizzando contro i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, la forestale, i magistrati, i PM, i giudici, quelli vecchi, quelli giovani, quelli di destra, quelli di sinistra, i giornalisti, gli editori. L'opposizione, visto che c'è una coalizione così ampia contro la legge, persino il PD è costretto a fare un po' di opposizione, una cosa che non era mai, non aveva nemmeno provato a fare.
I finiani si smarcano, i leghisti storcono il naso. Berlusconi dice: ma a furia di spogliarla la legge non ha più senso perché non c'è più niente. Allora la domanda è: ma perché la fanno? Se poi devono essi stessi rimediare ai guasti, perché stanno cercando di lasciare dentro alla legge almeno qualcosina che serva ai criminali loro amici e ai criminali che stanno al governo e in Parlamento. La legge è ritagliata su misura dei processi al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio riceve una prostituta a casa sua, ci fa quello che ci fa, la prostituta registra le conversazioni con lui. C'è una norma nella legge Alfano che vieta al privato di registrare una conversazione con un altro. Dice: oddio, ma è quello che fa anche Striscia la Notizia. Allora fanno una norma che dice: Striscia la Notizia lo può fare, se uno non è di Striscia la Notizia non lo può fare. È ovvio che è incostituzionale. Come si può rendere compatibile con la Costituzione i principi di uguaglianza? Uno fa parte di Striscia la Notizia, può registrare, se uno non fa parte di Striscia la Notizia non può registrare. E questo è il loro problema. Stanno cercando di fare una legge che salvi soltanto se stessi e non gli altri. Naturalmente su questo la gente li ha scoperti. Perché? Perché i giornali sono tutti contro, nel senso che se non pubblichiamo più nemmeno le indagini, perché la gente dovrebbe comprarci? Gli editori sono furibondi perché non vendono più i giornali, i poliziotti sono furibondi perché non acchiappano più un delinquente, dopodiché ce la si prenderà con loro quando non acchiapperanno più un delinquente, mentre loro stanno semplicemente eseguendo una nuova legge. I magistrati, ai quali viene sempre addossata la colpa se non prendono i delinquenti, mentre quando acchiappano i mafiosi il governo dice: li abbiamo acchiappati noi. E quando i magistrati sequestrano i beni, il governo dice: li abbiamo sequestrati noi. Quando non riescono a prendere qualcuno, dicono che è colpa del magistrato. E dato che i magistrati sono anche stufi di vedersi disarmare e di pagarne pure le conseguenze e di sentirsi dire che è colpa loro, che non riescono più ad acchiappare i delinquenti, alla fine la gente capirà perché non si acchiappano più i delinquenti. Ecco perché in questo momento il governo è in difficoltà e sta continuando a emendare una legge fatta da loro. Io ho visto una sfilata ad anno zero, sono 2 anni che parliamo di questa legge, ogni tanto viene qualcuno di questi qua, facce di bronzo incredibili, a difendere delle norme che la settimana dopo sono questi stessi a togliere. E poi dicono: avete visto, l'abbiamo tolta. Sì, la settimana prima sei venuto ad anno zero a dire che era una norma buona. E poi l'hai tolta tu. E poi pretendi ancora che qualcuno ti faccia i complimenti perché l'hai tolta. Questo video è una rivisitazione migliorata e restaurata allo scopo di esercitare una nostra recensione critica e di commento.